Carissimi amici, ben ritrovati. Stamattina sono rientrato dalla mia terra Uganda proprio alle 10:45 e atterrato l'aereo. Grazie per avermi accompagnato con le preghiere in questi giorni, in questi 13 giorni che ho trascorso in Uganda. Vi porto tanti tanti saluti di gratitudine dai nostri bambini che sosteniamo insieme agli insegnanti e ai genitori e anche i miei confratelli sacerdoti che ancora in questi giorni, in questi momenti piangono la scomparsa del nostro arcivescovo Cyprian Kizito Luanga. Accompagnateci in preghiera mentre aspettiamo il suo successore, che sarà guida della nostra diocesi, ma anche nostro padre spirituale. Spero tanto che ognuno di voi stia bene, in buona salute del corpo e dello spirito. Ho pensato tanto a voi in questi 13 giorni. Un ramo, un tralcio, deve essere unito all'albero per poter portare frutto. Un ramo tagliato dall'albero, dal tronco dell'albero, semplicemente diventa secco. Questa è la parola che Gesù ci presenta oggi in questa domenica. Gesù si presenta come l'albero, come la vite. Noi siamo i rami. E quindi sprona ognuno di noi di rimanere unito a Lui per ricevere la vita. Cosa vuol dire per te rimanere unito a Gesù? Significa creare spazio per Gesù, rivolgere il tuo pensiero sempre a Gesù e parlare con Lui. Rimanere unito a Gesù significa vivere la sua parola in ogni momento della vita, anche nei momenti difficili. Significa vivere il comandamento dell'amore. Significa aprire il tuo cuore e noi a Gesù, allargare il tuo cuore e ricevere Gesù come si presenta nei sacramenti. Da questa unione nasce una grande forza. Ma anche rimanere unito a Gesù significa lasciarsi guidare da Lui. Rimanete in me e io in voi. E questa parola e questo invito di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal versetto 1 fino all'8. Rimanete in me e io rimarrò in voi. Quindi vediamo che è una unione simbiotica. Noi rimaniamo in Lui e Lui si offre a noi, rimane con noi e guida la nostra vita, protegge la nostra vita. È quello che mi auguro per ognuno di noi. Creare questo rapporto vitale con Gesù. Non offrire semplicemente un minutino di tempo per le cose sacre, ma quasi rivolgere tutta la nostra vita pensando a Lui. Come vi ho informato, sono rientrato oggi dall'Uganda. Visto che Uganda non è un paese a rischio, non è d'obbligo fare la quarantena come è chiesto dagli altri paesi. Però ho deciso volontariamente, anche per motivo di prudenza, rimarrò a casa per 3 giorni e poi, passati questi giorni, farò un test per essere sicuro che sono negativo e continuerò poi a svolgere il lavoro come è consueto. Però comunque sono raggiungibile in qualsiasi cosa, qualche bisogno pastorale. Conoscete bene il mio numero, quindi mi potete raggiungere anche se sono qui a casa. Grazie mille e vi auguro una buona settimana. Ciao!